era Kant, passando per gli autori più disparati e anche più lontani dalla costellazione illuminista, come ad esempio lo stesso Rousseau, l'illuminismo si caratterizzò per l'idea di un'accelerazione dei ritmi di vita e della storia come imperativo. L'idea, cioè, fatta valere dall'illuminismo, era quella per cui la ragione si fosse risvegliata troppo tardi si fosse risvegliata dal lungo sonno delle tenebre, e si trattasse pertanto di accelerare il processo. Si trattasse cioè di recuperare il tempo perduto. Questo è tematizzato in maniera sintomatica da Voltaire, il quale dice: siamo arrivati tardi in tutto, si tratta di riguadagnare il tempo perduto. In Kant stesso, nel celebre testo Was ist Aufklärung dell'84, c'è al centro dello scritto l'idea di un'accelerazione del processo resa possibile da una ragione finalmente a guida del processo stesso. Kant si domanda: siamo in un'epoca illuminata? No, siamo in un'epoca di illuminismo. Si tratta appunto di un processo in corso che si tratta di accelerare. Quindi, in questa ricca costellazione che io situo nel Settecento, venne prendendo forma l'idea di un'accelerazione attiva della storia, con la conseguente necessità di accelerare sempre più il ritmo degli eventi in direzione di un futuro diverso e migliore. Questa diciamo, l'orizzonte comune alla prospettiva illuministica. L'idea, cioè, che questa accelerazione, questa fretta esistenziale non fosse fine a se stessa, ma avesse come orizzonte intenzionale il futuro. Il presente, cioè, diventava un punto di passaggio, un ponte mobile in direzione del futuro, inteso come appunto luogo colonizzato con processi e progetti di emancipazione, di rischiaramento, appunto, di progresso e così via. Questo è attestato in maniera particolarmente significativa dalla risemantizzazione dei concetti politici della modernità. Tutti i concetti politici della modernità, a partire dal Settecento, periodo di cui stiamo trattando, subiscono una risemantizzazione decisiva. Diventano cioè concetti politici carichi di futuro, che si riferiscono al futuro come luogo intenzionale. Se la politica, il lessico politico premoderno, si era caratterizzato per una concettualità, per un lessico di tipo topologico, spaziale, in cui dominava soprattutto la dimensione delle esperienze passate, per cui concetti come quello di democrazia, di politica e di libertà indicavano esperienze passate che potevano tornare a dispiegarsi nel corso storico, con l'illuminismo subentra una rottura storica fondamentale. Il lessico politico non serve più a richiamare un passato ormai tramontato e passibile di ritorni, ma indica invece un futuro che ancora non c'è mai stato, un futuro diverso e migliore rispetto al passato che si tratta di accelerare, si tratta di raggiungere il prima possibile. Questa è la costellazione moderna in cui si muovono benissimo autori anche diversi fra loro, lo stesso Fichte, Marx, in parte anche Hegel, che pure si interdice la possibilità di fare profezie sul futuro, ragiona in questa costellazione, no? Hegel, il quale sostiene apertamente che lo spirito del mondo avanza sempre omogeneo a se stesso, con lo stesso ritmo di marcia, e poi si trova costretto ad ammettere, a proposito della rivoluzione francese, che d'un tratto lo spirito del mondo calza gli stivali delle sette leghe, accelera la propria marcia, quasi come se giunto a consapevolezza di sé e della propria realizzazione, avesse più fretta di raggiungere l'obiettivo finale. Tutto questo appunto costituisce la costellazione moderna, di cui in qualche misura il treno costituisce la metafora viva, la metafora in cui si coagulano queste diverse ed eterogenee dimensioni dell'accelerazione della fretta come corsa verso un futuro diverso e migliore, come progettualità rivolta all'avvenire. Perché nel treno vengono mirabilmente tenute insieme, da un lato, la dimensione, potremmo dire, tecnica e industriale dell'accelerazione del progresso, perché il treno è esso stesso il frutto più autentico del progresso, della rivoluzione industriale, ma poi il treno simboleggia in maniera particolarmente efficace e suggestiva anche l'accelerazione del processo di trasformazione sociopolitica, perché il treno, come dice Marx, rappresenta l'idea di rivoluzione. Le rivoluzioni sono le locomotive della storia, dice Marx. Il treno, appunto, segnala in maniera perfetta nell'immaginario di un autore come Marx l'idea stessa del corso storico quale lui la intende, cioè il fatto che in qualche misura il corso storico porti verso un futuro diverso e migliore, da lui identificato con il comunismo, e che,
come nel caso del treno, la libertà del macchinista, in questo caso della classe proletaria, sta nell'accelerare il processo, nell'accelerare con l'azione un processo lungo i binari della storia. Ma poi sul piano dell'esistenza anche il treno gioca un ruolo essenziale, perché il treno in qualche misura simboleggia in maniera decisiva l'idea di una velocizzazione dei ritmi di vita, l'idea cioè della dissociazione di cui dicevo prima tra i ritmi della vita e i ritmi del mondo. Il treno rende possibile per la prima volta in maniera democratica la, potremmo dire, l'esperienza elettrizzante della velocità. È vero che il treno, fin dal suo sguardo originario, è caratterizzato da classi diverse, ma al di là delle classi diverse tutti possono prendere ugualmente parte alla velocità della macchina. Il treno simboleggia l'accelerazione perché ne disponiamo ampia documentazione dagli autori che vissero in presa diretta quell'esperienza. Il treno permette in qualche misura di vedere l'orizzonte cambiare di continuo. Quello che era l'orizzonte di colpo viene superato e subentra un nuovo orizzonte e diventa in questo una metafora vivente dell'accelerazione dei ritmi. In questo modo, come dire, subentra una costellazione attiva di velocità, accelerazione, progresso e futuro. Vi è già in quegli anni comunque chi vede in maniera profetica, come dire, i pericoli insiti in questa accelerazione. Un nome su tutti, Goethe. Goethe si accorge come questa velocità sottragga tempo alla cultura, sottragga tempo alla formazione. La velocità, in qualche misura, viene ad avere un volto demoniaco. Goethe formula un'espressione, coglie un'espressione nuova, fondendo fra loro le due istanze della velocità e del demoniaco. La velocità, dice, la velocità in riferimento soprattutto alla tecnica, la velocità, dice Goethe, diventa velociferina. Si fondono tra loro le istanze della velocità e del demoniaco. Però la modernità vede comunque in generale questa accelerazione in termini altamente positivi, proprio perché c'è il futuro come orizzonte di riferimento. E qui però vengo alla questione dell'essere senza tempo come appunto annullamento della temporalità storica, essere senza tempo come appunto eternizzazione del presente. Perché io credo che dal 1989 in poi sia subentrato un cambio, un mutamento di regime di temporalità. Sia subentrato, potremmo dire, un riorientamento della temporalità. In che senso? Nel senso che si è in qualche misura venuta a scindere questa unione su cui si era retta la modernità fra accelerazione della storia e futuro. Anche l'uomo postmoderno, o comunque lo si voglia definire, post-metafisico, dopo l'89, insomma, vive nella fretta, come il suo predecessore illuministico, ma con una differenza fondamentale. Questa fretta non è più carica di futuro, non è più una fretta futurocentrica, rivolta a un avvenire diverso e migliore, ma diventa una fretta che ha paradossalmente per fine l'eterna riproposizione dello stesso presente. Il presente resta l'orizzonte intrascindibile, riprodotto in maniera sempre più veloce. Si verifica un doppio movimento di eternizzazione del presente e di desertificazione dell'avvenire, perché il futuro come orizzonte intenzionale si riassorbe, sparisce travolto dall'onnipresenza del presente. E questo deve essere spiegato, io credo, con molteplici ordini di ragione. Anzitutto, in coerenza con un sistema di produzione, quello capitalistico, che se nelle sue prime fasi moderne aveva bisogno del futuro per proiettare se stesso utopicamente in avanti, in vista della conquista globale del mondo, la oggi tanto discussa globalizzazione, adesso che è riuscito a ottenere questo risultato, il capitalismo non ha più bisogno del futuro. Deve anzi continuamente esorcizzarlo, perché il futuro resta pur sempre la possibilità dell'essere altrimenti da come si è, la possibilità del cambiamento e della trasformazione. Il capitalismo globalizzatosi, che ha raggiunto cioè la globalizzazione, come oggi pudicamente viene definita l'invasione del mondo da parte della forma merce, deve scongiurare la possibilità del futuro ed eternizzare il presente che lo vede appunto diffuso su scala globale. Questo implica appunto la desertificazione dell'avvenire, come dico io. Cioè il fatto che la fretta e l'accelerazione smarriscono il loro nesso vitale con il futuro. Restano cioè soltanto accelerazione senza futuro e fretta nichilistica. Fretta cioè svuotata dalla propria passione futurocentrica e riferita a un presente eternamente riprodotto a ritmi sempre più veloci. Ci si potrebbe domandare il perché di questa accelerazione, perché questa fretta senza futuro.
Io credo che anche in questo si debbano, per così dire, mettere in connessione le idee del proprio tempo con le costellazioni sociali e politiche. E in questo caso io penso che la forma merce, quella tipica delle società di mercato, racchiuda il segreto della società capitalistica, come diceva Marx, anche sub specie tempo, potremmo dire, anche sul versante della temporalità. È tipico della forma merce